Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Sono contenta che tu sia qui. Oggi un video un po' diverso dal solito perché non ho saputo resistere e quindi ho fatto anche io il mio ordine su Temu. Ho ordinato però tutte cose relative al mondo dei viaggi, quindi avevo pensato appunto di fare questo video per mostrarti alcuni gadget interessanti e utili che potresti acquistare per i viaggi, quindi questo è il tema un po' del video di oggi, acquisti su Temu a tema viaggio. Quindi iniziamo subito. Ho fatto due ordini, questo è uno. E questo è l'altro, un po' più grosso. Ecco fatto. Ok, allora iniziamo subito. Da che cosa iniziamo? Allora, questo qui, in realtà ne ho presi due, sono dei portaprofumo da viaggio. L'ho già testato, l'ho già provato ed è molto carino, molto comodo. Praticamente si riempie da sotto, lo si appoggia sul profumo con cui si vuole riempire, si schiaccia e si riempirà appunto del profumo che si preferisce. E poi c'è lo spruzzino. Abbiamo testato che non perde, quindi in teoria non dovrebbe fare danni. Ed è molto pratico, ne ho presi due perché volendo posso riempirli di profumi diversi in base a quella che è l'occasione e poi sfruttare quello che preferisco. Quindi questo è il primo articolo. Il secondo articolo è questo. Praticamente è un portagioie, definiamolo così, dove posso metterci dentro, insomma, tutte le cose che voglio portarmi dietro. In realtà ne avevo già un altro, di un colore più bello, perché questo l'ho pensato per mio marito, perché anche lui ha un sacco di braccialettini, collanine, ogni tanto si cambia la collana che tiene addosso, quindi almeno rimane tutto organizzato, non si rischia di ingarbugliare le cose tra i vari accessori e quindi qui rimane tutto organizzato. Questo invece è il mio, ovviamente di un colore a caso, no, perché non so se si è notato che sono un pochino fissata con i vari colori, con questo colore. E comunque ho organizzato in questo modo, anche se non è che c'ho tantissime cose dentro. Ho messo qui appese i braccialettini, ho preferito perché almeno rimangono un po' più corti, e invece poi qui sotto una collana per ogni spazio e qui qualche anellino, orecchino, ho sbagliato, perché è di anelli, non è che ne uso molti, quindi l'ho organizzato così e quando devo andare in viaggio metto dentro le due o tre cose che mi servono ed è molto comodo. Poi procediamo. Allora, questo non è propriamente a tema viaggio di per sé, ma io lo utilizzerò da mettere sullo zaino. Perché praticamente io ho uno zaino fucsia dell'ISPAC classico e ho pensato di attaccarci questo giusto per renderlo un pochino più mio. E tra l'altro mi è venuta questa idea, spulciando un po' su Temu, ho visto che hanno diverse spille a tema viaggio e quindi stavo pensando di comprarne alcune, anzi in realtà ne ho già comprate un paio, mi arriveranno nel prossimo ordine che purtroppo non ho qui, però avevo il grosso delle cose quindi ho deciso di registrare. E di prendere alcune di queste spille e attaccarle sul mio ISPAC nella taschina, praticamente quella più piccola davanti. Quindi non so, anzi, in realtà ne ho già attaccata una che c'è scritto non ho niente da mettermi, quindi è molto carina. E prossimi che arriveranno le vado ad attaccare lì. E che altro? Poi proseguiamo con queste. Queste sono praticamente le cinture che si possono mettere attorno alla valigia. Perché le ho prese? Le ho prese perché in sostanza la mia valigia
Io ne ho due, ne ho una Tiffany e poi ne ho presa adesso un'altra fucsia. Però diciamo che essendo che in aereo, ma vabbè anche in nave, vengono spesso sballottate in giro, ho preferito già quella Tiffany, ce l'avevo, le ho sempre messe, metterci queste cinture, così che sono sicura che non mi si aprano in giro, perché comunque non è che prendo delle valigie di alta qualità, appunto perché so che me le sballottolano in giro e quindi ho sempre un po' il timore che mi si aprano, è il mio terrore ogni volta di arrivare al nastro bagagli e trovarmela aperta. Allora io preferisco stare tranquilla e metterci queste. Appunto, ce le avevo già per la mia valigia Tiffany abbinate e quindi le ho prese anche per la valigia fucsia e le ho pagate poco, molto poco, nel senso che su Amazon meno di 20 euro, 15 ho trovato qualche cosa, non ce n'erano, cioè meno di 15 euro niente, le ho pagate tipo 4,30 euro, quindi due, super soddisfatta, le metterò a X. Vediamo un po' come sono. Ecco, l'unica differenza che sto notando da quelle che ho nell'altra valigia è che non hanno tipo lucchetto di sicurezza, no? Però non mi interessa, sinceramente. Naturalmente le cose importanti ce le ho con me, non le lascerò mai nel bagaglio che imbarco. Comunque sì, sono fatte apposta proprio da essere incrociate, perché hanno appunto questi due queste clip che si vanno a incrociare così da renderle poi fisse sulla valigia. Belle, non mi dispiacciono. Anche le altre che ho già hanno già questa specie di incastro fatto in modo diverso, però belle perché almeno non si girano. Bene, dai, per 4 euro qualcosa direi che sono super approvate. Poi procediamo un po'. Allora, ho comprato questi. Sono dei pennellini da trucco, da viaggio. Cioè da viaggio, essendo che avevano già l'astuccino, le ho pensate appunto per viaggiare. Le ho pagate tipo 1,40 euro, una cosa del genere. Dato che comunque appunto di solito si viaggia prevalentemente in estate e in estate io non mi trucco granché, cioè questo andrebbe benissimo per il correttore sotto gli occhi, questo qui per mettere un po' di blush, e poi ci sono 4 pennellini più piccoli per gli ombretti ad esempio, tipo questo. Quindi col fatto che non metto il fondotinta oppure magari metto solo la crema solare sul viso, questo è un'ottima idea per viaggiare e per avere appunto tutti i pennelli organizzati, anche perché io di solito i pennelli li mettevo dentro insieme nella pochette insieme ai trucchi e quindi quando arrivavo avevo sempre tutti questi pennelli rovinati e con le setole tutte aperte, quindi questo è il mio set di pennelli da viaggio. Ecco, poi in realtà ho comprato anche i pennelli da tenere a casa per tutti i giorni, appunto perché li avevo rovinati tutti. Sono molto morbidi, così, molto semplici, carini, ovviamente verdi. Faccio come i pro per farvelo vedere. E niente, li proverò e vediamo un po' come sono, come mi trovo. Ok, poi... Ah, insieme a questi pennelli più piccolini mi hanno dato anche in omaggio due spugnette. Vabbè. Poi, quando si viaggia, le pochette non bastano mai. Ho trovato questa super cute ed estiva e non ho potuto lasciarla lì, quindi l'ho presa. Ed è così. Con le margherite... super bella. Poi ecco, per viaggiare è comodo perché ok, se riesco a aprirla, perché si è tutta un po'
piegata, ok. Questa qua è comoda per viaggiare perché, essendo trasparente, se io ci metto dentro i liquidi tutti insieme, o comunque i trucchi, di solito i liquidi poi li metto insieme ai trucchi perché alla fine non è che porto grandi cose. E la pochette trasparente, come richiedono le varie compagnie, lo tiri fuori ed è già a posto senza doverli mettere in un sacchetto a parte, oppure comunque, essendo in plastica, sei sicuro che non si perda liquido in giro per la valigia. Quindi questa mi piace molto. Ok, poi proseguiamo con questi, gli organizer da valigia. Ora, anche qui, un po' come per le cinghie, le cinture qui della valigia, su Amazon costano una follia, cioè mi sembrano prezzi folli, e quindi mi sono rifiutata. E infatti ho fatto bene, perché li ho trovati uguali, identici, perché appunto mio marito li aveva presi tempo fa su Amazon, sono identici, su Temu, li ho trovati così. Ovviamente l'ho preso sia fucsia che questo verde, purtroppo non c'era verde Tiffany, quindi mi sono accontentata di un verde normale. E sono fatti così. Ora ne apriamo uno. Allora, ecco, una cosa che ho notato è che quelli che ci sono su Amazon hanno più pezzi, più parti, e hanno forse misure un po' più intelligenti. Però col fatto che li ho pagati pochissimo, anche questi attorno ai 4 euro. Questo è quello principale, quindi quello un po' più grande, dove appunto c'è la retina. Appunto c'è la retina ed è bello capiente. Questa qui è l'altezza, quindi super comodo. Poi ce ne sono altri due, sempre con la retina. Uno un pochino più piccolo e questo decisamente più piccolo. Quindi in sostanza le tre dimensioni sono queste. Vediamo se si vede. Questo piccolino, questo qua con l'intermedio e questo il più grande. E fin lì tutto bene. Poi c'erano queste due pochette, e anche qui dico, vabbè, non sempre utili, ma questa, cioè, che cosa ci metto qua dentro? Boh, non lo so. Questo è un po' inutile. Tra l'altro ho questa cosa che mi dà fastidio, che la stampa è scritta al contrario rispetto a dove c'è la zip. Però facciamo finta di niente. Vedi, c'è la zip sopra e la stampa al contrario. Cioè, come se io lo usassi così. Vabbè, fa niente. Però, insomma, nel complesso è super comodo per organizzarle. Questo magari ci posso mettere dentro tipo le ciabatte, tenerlo per quello, e qui non lo so, queste altre due pochettine così non lo so. Però mi interessavano più che altro, ecco, questi contenitori qua che hanno anche la retina. Quindi fucsia. E cosa c'è qui? Ah vabbè, qui ti fa vedere insomma come potresti organizzare la valigia, ma penso che lo farò da sola. In conclusione c'è lui. Che cos'è? Andiamo ad aprirlo. È praticamente un'altra pochettina con un obiettivo però specifico, che è quello di poter organizzare tutti i cavi. C'ha tutti questi scomparti apposta, del tipo qua sicuramente, dov'è? Di qui sicuramente ci metterò tipo il power bank con il suo cavo. Dal lato di qua invece queste misure sono perfette per metterci la batteria dell'Osmo, piuttosto che altri cavetti e altre cose. Ci sono diverse tasche ed è molto comodo perché almeno so che tutti i cavi sono qui dentro. Non ci sta forse. Non ci sta sicuramente quello del computer, però quello del telefono e della fotocamera, queste cose qui ci stanno sicuramente, così almeno me li tengo organizzati. Bene, e niente, questo video è finito. Per essere un primo ordine, o meglio, in realtà sono due ordini, ma li ho fatti insieme, quindi lo considero un ordine unico dove ho provato Temu. Il mio pensiero è questo.
ha dei prezzi ovviamente davvero vantaggiosi. Rispetto forse anche AliExpress, Shein, ho trovato che i prezzi fossero un po' più bassi. Non so se è una trovata per il lancio piuttosto che, però i prezzi sono un po' più bassi. Le spedizioni super veloci, una settimana mi è arrivato tutto, cioè sono rimasta stupita di questo. Ora vediamo se anche l'ordine che sto aspettando ci metterà così poco. Però, cioè, che dire, sono i prodotti esattamente come quelli di Amazon, quindi non mi posso lamentare assolutamente. Li ho pagati un decimo, quindi direi top. E ho già un sacco di altre cose nel carrello, quindi probabilmente farò altri video acquisti su Temu. In realtà, un prossimo video acquisto volevo farlo a tema campeggio. Abbiamo ordinato con mio marito un sacco di accessori simpatici, ma che comunque possono essere molto utili, ovviamente non essenziali, qualche cosa di più utile, qualche cosa di meno utile, però sicuramente appunto carino da avere quando si è in campeggio, ecco, non spoilerò niente. Vedrete tutto nel prossimo video. Niente, spero di avervi tenuto compagnia in questo video e spero che le cose che ho preso vi possano essere utili. Vi lascio naturalmente qui sotto nella descrizione, nell'info box, i link ai prodotti che ho acquistato, così se vi può interessare li trovate facilmente. E nulla, mi raccomando, iscriviti al mio canale e lascia un mi piace se appunto questo video ti è piaciuto o lascia un commento per qualsiasi domanda o dubbio in merito ai prodotti o all'applicazione Temu in sé. Spero di vederti in un prossimo video, a presto, ciao!